nella matematica che si fa così a scuola, sono il nome che si dà alle incognite. Quindi XY come una coppia di incognite che probabilmente resta tale, XY perché i due personaggi chiave del libro, un prete e una psichiatra, sono loro stessi delle incognite a se stessi. Insomma, è vero che sono i nomi che si danno agli assi cartesiani per cercare di risolverle queste incognite, no? Per cui allo stesso tempo, insomma, sono il problema e la soluzione. E soluzione dell'incognita. Poi c'è la faccenda dei cromosomi, XY sono i cromosomi maschili. C'è questa tradizione, insomma, di mistero legato a queste due lettere che peraltro non fanno ancora ufficialmente parte dell'alfabeto italiano. È buffo, ma abbiamo un sacco di parole ormai che utilizzano le famose cinque lettere fantasma, la iota, l'X, la W, e però il nostro alfabeto ancora non le riconosce. Quindi teoricamente c'è qualcosa anche di tecnicamente, più che teoricamente, di esotico, almeno per noi, con queste lettere. È un po' tutto questo, insomma, è anche poi in fondo lo stato d'animo che procurano quando uno le vede o le sente pronunciare al di là del contesto, perché nella loro astrattezza, come tutte le cose astratte, hanno un'identità più precisa, no? Quando te dici il senso di Smilla per la neve, che è un bellissimo titolo, però non può essere che quello, cioè te puoi figurarti qualcosa in questa Smilla, ma per il resto siamo abbastanza forzati. Invece XY è una specie di folata di vento che ti porta dove vuoi tu, poi alla fine. È un, diciamo, per quanto mi riguarda, è un primo segnale che parte direttamente dal titolo su quello che questa volta io mi aspettavo dal lettore, e cioè una parte attiva anche molto, anche decisiva, diciamo. E quindi è come lasciare quasi scoperte le caselle del titolo e lasciare per esempio al lettore il compito di coprirle con quello che vuole lui. Il miracolo di un momento nel quale la conoscenza e la fede, invece che dividersi a vicenda o combattersi, si uniscono in una cosa terza che nasce e muore, perché quando c'è un miracolo c'è anche la fine del miracolo e poi si torna alla normalità. Per quante persone abbia miracolato Gesù Cristo, da lì in poi non è che la gente ha smesso di morire o di non aver da mangiare o di zoppicare, hanno continuato a morire, a zoppicare e a non aver da mangiare. Il miracolo nella sua eccezionalità, diciamo, è un atto, non è una riforma strutturale, capito? Non è un cambiamento in meglio, è un gesto divino, no? E come tale irripetibile. Ecco, allora il mio tentativo è stato quello di costruire le condizioni per arrivare a compiersi di questo miracolo. Siccome è un romanzo simbolico, ed è forzatamente simbolico, lo era Cacao Scalmo, ma nessuno si è preoccupato di andare a cogliere i simboli. Si sono accontentati delle figure, di leggere, di guardare le figure, no? E siccome ha avuto un successo enorme, e quindi non mi posso lamentare, perché sennò sarebbe un po' paradossale, allora stavolta ho detto sì, però cosa non mi è piaciuto di ciò che è successo con Cacao Scalmo, e tutto sommato di ciò che è successo con i romanzi che ho pubblicato in precedenza, che la lettura simbolica quasi non c'è stata. La lettura simbolica è una pratica che, è vero, ormai è stata, diciamo, abbandonata. Anticamente, parlo di 6-7 secoli fa, fino a 6-7 secoli fa ancora si praticava. 25 secoli fa era la lettura, non era importante quello che leggevi, ma i simboli che contenevi. Noi l'abbiamo abbandonata, non la insegniamo più, non la chiediamo più, e quindi ovviamente il lettore non la pratica. Siccome invece, secondo me, certe cose si raggiungono soltanto con la lettura simbolica, allora per forzare il lettore, ecco perché lo chiamo così, diciamo,
pesantemente in causa. Ho calcato molto la mano sull'impossibilità di, diciamo, saziarsi delle figure della storia del dritto per dritto.